Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di muscoli a vita. Bentornati in un altro full day of eating. Mi sono svegliato, ho deciso di farvi vedere tutto quello che mangio dalla mattina alla sera. Inizio subito col digiuno intermittente, quindi mi sono svegliato sulle 9.30 in questo momento e per le prossime 3-4 ore farò il digiuno intermittente. Ovvero, non mangio niente, non consumo calorie e bevo semplicemente un po' di tè, a volte un caffè senza zucchero, senza latte, e mi bevo anche 1,5 litri di acqua. Questo mi idrata, mi tiene produttivo. Il passo più importante della giornata non è la colazione, questo è un mito che è stato tramandato tra generazione e generazione, ma non c'è una ricerca scientifica che dimostra che la colazione sia il pasto fondamentale della giornata. L'importante sono calorie e macronutrienti nell'arco della giornata. E mentre mi bevo questo tè, volevo anche ringraziare il mio dottore per avermi contattato, ma ve ne parlerò un attimino dopo. Continuiamo col nostro food day of eating. Sono le 12:30, sono passate 3 ore dal mio digiuno e ho deciso di fare il mio primo pasto, e sarà il mio pasto pre-workout perché fra mezz'ora andiamo in palestra. Non è essenziale consumare di pasta all'intorno dell'allenamento perché in realtà la finestra anabolica, se esiste, che è ancora teorica, deve essere ancora provata dalla scienza, in realtà durerebbe molto più di semplicemente mezz'ora, quindi dura anche 1-2 ore dopo l'allenamento. E in più, se voi avete consumato un pasto con abbastanza proteine, direi 30-40 proteine, 2-3-4 ore prima dell'allenamento, dovreste stare a posto. Però se invece volete fare tutto perfettamente, riuscite a fare rientrare tutto nei macros e nelle calorie, io consiglierei un pasto di 20-30 grammi di carboidrati 30 minuti prima dell'allenamento e 20-30 grammi di carboidrati e 20-30 grammi di proteine dopo l'allenamento. Quindi come pasto post workout, magari entro 30 minuti, un'ora, 2 ore va benissimo. Non dovete andare nello spogliatoio a spararvi il protein shake subito. Quindi pasto pre workout, io mi sto facendo, mi sono andato a comprare uno di questi snack al mango per tutti gli OG, quelli che mi seguivano anche a Manchester, mi piacciono un sacco. Questi hanno solo 35 grammi e hanno solamente 100 calorie, di cui 23 grammi di carboidrati, e in realtà mi faccio anche una piccola banana qui accanto, quindi nessuna proteina perché in realtà non me lo sento, devo andare ad allenarmi tra 30 minuti, voglio essere leggero, e ho notato che una banana e un pochino di mango, quindi un po' di frutta, mi dà l'energia necessaria. E poi ovviamente mi faccio anche una pillola di caffeina, queste sono le Caffeine Pro, in ogni pillola ci sono 200 mg di caffeina ed è perfetto per spaccare il vostro workout, costano anche pochissimo, rimpiazza il caffè, potete bervi un espresso se volete. Questo sarà il pasto post workout, tra 30 minuti me ne vado in palestra. E prima di continuare volevo un attimino parlarvi, ho visto che alcuni di voi nei commenti mi chiedono magari dei consigli, che però io non sono un medico, quindi non sono in grado di rispondere. Fin quando posso parlare di qualcosa che so perché ho studiato, perché ci è passato tanto tempo e mi sento in grado di dirvi, posso rispondere. Ma ad alcune vostre domande, ad esempio quando mi chiedete una dieta, magari siete celiaci, siete diabetici, cose così, oppure quando mi chiedete magari delle informazioni sulla vostra postura, purtroppo non essendo un medico, non essendo un fisioterapista, non mi sento qualificato abbastanza per darvi delle informazioni. Però ho trovato una soluzione e voglio dirvi che ho accettato di essere sponsorizzato per questo video dalla società Mio Dottore, che in realtà mi piace un sacco l'idea, per questo motivo l'ho accettata. E semplicemente voi potete andare sul loro sito e ci sono due opzioni. La prima, potete ricercare intorno a casa vostra se ci sta un medico che è in grado di rispondere alla vostra domanda e che vi potrebbe in realtà aiutare. Quindi se voi cercate fisioterapista, potete mettere, magari state a Roma, mettete Roma ricerca e vi appariranno tutti i fisioterapisti che sono liberi per un appuntamento. La lista è veramente immensa, infatti mi ha quasi colpito questa cosa, e potete andare e scegliere, selezionare il vostro fisioterapista che vi piace di più, potete fare un appuntamento anche già nell'indomani e basta che mettete i vostri dati alla fine e andate avanti per poi prenotare la vostra visita. È facilissimo. La seconda cosa che potete fare in realtà è andare direttamente a chiedere una domanda aperta, quindi magari alcuni di voi invece di commentare qua sotto potete chiedere una domanda e vi verrà risposto gratuitamente, rapidissimamente, nelle prossime 48 ore qualche medico che è molto più qualificato di me. Vi risponde alla domanda e magari se vi piace potete entrare in contatto con loro, potete anche guardare a tutta la biografia di questi dottori che sono qua su Mio Dottore. Se non mi sento qualificato abbastanza non rispondo, e ho pensato che questo potrebbe essere un modo che vi aiuta un sacco di voi se avete delle domande che possono essere risposte in modo migliore da alcuni medici. E bentornati in un altro voiceover ragazzi, questo è probabilmente uno delle mie cose preferite del video perché mi posso sedere, posso concentrarmi, posso dire esattamente quello che vi voglio dire e magari darvi dei consigli che vi possono aiutare per quanto riguarda l'allenamento. Se vi chiedete che programma sto seguendo, è il mio split attuale che potete trovare in descrizione
basta che lo scaricate completamente gratuitamente, potete seguirlo magari adesso in vista per l'estate se volete un nuovo programma da seguire per 8-12 settimane. Come vedete inizio con la panca inclinata e notate bene l'impostazione di questo esercizio. Creo un arco con la schiena, retraggo le scapole e spingo specialmente con il petto e penso che sia per questo motivo che non mi sto più infortunando con le spalle, perché la mia impostazione su questo esercizio è perfetta. Provo a controllare il movimento sia andando giù che andando sopra, ovviamente più aumenta il carico e più mi viene difficile di rimanere con questa impostazione, però creando questo arco con la schiena in realtà mi aiuta tantissimo ad essere più stabile. Questo era il primo esercizio, poi passato a fare un secondo esercizio per il petto che è un incline press. Faccio o la macchina o i manubri, dipende dalla giornata, dipende da come mi sento, ma l'importante è che provo sempre a progredire. Quindi ad esempio qua vedete cos'è, due plates, mi sembra 40 kg al lato, la prossima volta provo a fare 42.5 kg al lato. E qui, anche qui l'impostazione è importantissima, dovete retrarre le scapole, dovete sentire la contrazione specialmente col petto. Se vedete anche con le mani, in questo momento sto stringendo, però vedete che a volte apro le mani e provo a spingere come se fosse quasi una push up sul pavimento, e facendo così sento la contrazione tantissimo nel petto. Mentre nel primo esercizio provo ad andare pesante, faccio due serie pesanti, mi sembra dalle 6 alle 8, anzi dalle 4 alle 6 ripetizioni e poi dalle 8 alle 10 ripetizioni, su questo vado un attimino più nel range ipertrofico, quindi aumento le ripetizioni dalle 12 alle 15 ripetizioni. E qui come vedete è quello che vi dicevo con le mani, quindi non stringo troppo, a volte provo veramente a spingere come se fosse una push up. Da qui sono poi passato a fare degli esercizi che però purtroppo non ce l'ho fatta a filmare. Ho fatto un seated dumbbell shoulder press, ho fatto anche qui due serie pesanti e poi due serie un pochino più leggere, perché mi sto allenando in questo modo, mentre l'anno scorso mi allenavo con delle sessioni di forza e delle sessioni di ipertrofia. In quest'anno ho deciso di includere tutto nello stesso sessione, quindi faccio sia forza che ipertrofia, ovvero faccio dei carichi sia pesanti che dei carichi leggeri per provare a stimolare entrambe le fibre muscolari, sia le slow twitch che le fast twitch fibers, nello stessa sessione. Ovviamente questo è un altro movimento che ho iniziato a includere, la panca piana con close grip, e questo attiva maggiormente i tricipiti ed è un ottimo movimento per sovraccaricare i tricipiti. Come vedete qua stavo morendo. E sono appena rientrato a casa, l'allenamento è andato abbastanza bene, comunque ce l'ho fatta a progredire su un paio di esercizi, me lo sono sentito abbastanza bene, il pump è stato decente, quindi non mi lamento. Comunque ho pensato di farvi vedere un pranzo che mi faccio abbastanza spesso, che è economico e che potete fare molto molto rapidamente senza dover cucinare niente. Se siete studenti questo è perfetto, non break nessun budget, dovrebbe rientrare perfettamente. Comunque mi sono preso due panini, un pane bianco, una ciabatta bianca e un pane integrale. In realtà tra i due la differenza maggiore è che nel pane integrale ci sono più fibre e meno carboidrati semplici, quindi è un po' più lenta la digestione. Io mangio entrambi come mi pare, non è troppo importante. Poi ho preso del tonno in scatola. Questo lo prendo, lo provo a prendere, se lo trovo, non in olio, bensì in acqua salata, perché riduce un sacco l'apporto di grasso e comunque mantiene il sapore, quindi due scatolette qua. Mi sono comprato tre pomodorini e anche ho trovato la Philadelphia, questa non è Philadelphia normale, non so se vedete, bensì Philadelphia Lightest, quindi solamente 3% grasso, che è ottimo. Se non c'è in Italia Lightest, dovrebbe esserci la Philadelphia Light e ci dà un po' più di sapore. Quindi taglio il pane, taglio i pomodorini e vi faccio vedere come esce. E voilà! Il piatto è servito. E sono le 5 e mezza e ho deciso di farmi il prossimo pasto. Questo è più uno snack e vi do anche un consiglio. Sapete come vi dico sempre che il Total Fage 0% yogurt greco, che ha per ogni scatoletta ben 15 grammi di proteine. Sapete che vi consiglio sempre, se non riuscite a colpire i vostri grammi di proteine giornalieri, di andare per questo yogurt. Però a volte mi dite, però non sa di molto, non mi piace, un po' aspro, eccetera, eccetera. Cosa faccio? O ci aggiungo un po' di miele, o ci aggiungo un frutto e un po' di cannella, quindi magari una banana e un po' di cannella, o una mela e un po' di cannella, oppure se voglio fare un attimino, se ho voglia di qualcosa di dolce, magari più dessert, però non voglio totalmente disfare tutto e non ho tanto spazio nei macro, cosa faccio? Mi compro, da quant'è che non li vedevate, un tubetto di Smarties. Questo tubetto ha 200 calorie, ci saranno, non lo so, una trentina di Smarties, e vi dico, aggiungi gli Smarties allo yogurt, mischiate tutto e vi esce una cosa tipo gelato che è, mamma mia, pazzesco. Vi faccio vedere.
E ecco che avete un piccolo dessert che sembra uno yogurt gelato e invece ha 20 grammi di proteine. E per cena ci facciamo un paio di questi naan che sono veramente buonissimi e mi sembra ognuno a 140 calorie. Ne tosto due nel tostapane proprio là. Poi ovviamente un po' di insalata. Lo so che io non mangio tanta verdura, però mi piace più la verdura fresca. Mangio quindi un po' di insalata verde, non ci metto olio e niente, solamente un po' di sale. E poi qua abbiamo Chicken Breast Grilled in Cajun Marinade. Quindi questo è 310 grammi di pollo marinato già in una salsa Cajun. L'avevo già provato ed era veramente buonissimo. E come vedete qua i macros per tutto il pacco sono più o meno 330 calorie, 9 grammi di grassi. Quanti carbo? Solamente 1,2 grammi di carboidrati e tutto il pacco sono ben 60, perché questo è metà pacco, quindi 60 grammi di proteine. Quindi ora faccio questo in padella, sbusto questo e metto questo nel microonde, ci vediamo quando è pronto. Ho finito di cucinare, eccoci qua con il piatto finale, sono 310 grammi di pollo, due naan, plain naan, buonissimi ragazzi. Un'alternativa è, sapete, i wraps per il kebab o le tortiglie, prendetevi degli naan indiani, sono buonissimi. E qua ci abbiamo anche 150 grammi di insalata verde. Questo è un pasto che mi piace tantissimo, non vedo l'ora di mangiarlo, ragazzi. Il pollo così, se lo fate marinare un pochino in alcune salse, oppure se usate la salsa soia, magari a basso contenuto di sale per cucinare, esce un pollo squisito, morbido, buonissimo. E poi accanto mi faccio una Coca-Cola zero, perché sapete che in moderazione le diet soda, ovvero le bibite gassate, zero calorie, vanno comunque bene, basta che non ne bevete litri al giorno. Ho un amico che fa così, non lo fate. Detto questo, non vedo l'ora di mangiare, ci vediamo dopo. Ed eccoci qua, voglio concludere un attimo il video. Sto a casa di amici, mi sono dimenticato completamente che dovevo finire il video, quindi ho pensato, terminiamo qua il full day of eating, metto calorie e macronutrienti sullo schermo. In questo momento, come vedete, ho colpito pochi grassi, tanti carboidrati, intorno ai 170 grammi di proteine. Faccio di solito così, preferisco i carboidrati perché è energia che il nostro corpo può utilizzare per gli allenamenti, per provare ad aumentare il carico, aumentare il volume, ed è questo lo stimolo che ci fa crescere. Detto questo, oggi è il primo video in cui ho accettato una sponsorizzazione. Come sapete, io voglio essere trasparente al 100% con voi, se può aiutare il canale e in più posso aiutare voi. Quindi fatemi sapere, io provo ad essere trasparente possibile con voi. Detto questo, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciateci un like. Se non siete ancora iscritti e volete vedere più video come questo, iscrivetevi. Concludo qua il video, grazie mille per la visualizzazione, lasciateci un like, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!